La felicità è overrated e io preferisco molto di più la serenità. Buongiorno e benvenute a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Valti e oggi ho con me Gilda e Giorgia. Che grazie, figo, grazie. Ciao, ragazze. Bianca. Sono troppo contenta, no? Di solito ci vediamo ai party e invece oggi siamo a letto. In una situazione più intima. Intimissima. Allora, siete pronte? Prontissime. Carissime. Perché? Prima vi volevo chiedere di presentarvi ai nostri viewers esattamente come volete voi essere identificate. Allora, io sono Gilda e Giorgia e noi siamo delle designer, abbiamo un marchio che si chiama Deattico. Io credo che vada bene questa come presentazione. Non lo so, vediamo. Perché... Giorgia? Dai, ma sono d'accordo. Perfetto. Bene. Facciamo tante cose e oggi siamo sul letto con Bianca. Ah, oh, che bello, grazie, grazie mille. Allora, Giorgia, iniziamo. Sei pronta a giocare? Certo. Ok. È molto divertente questa domanda. Okay. Hai paura di invecchiare? Ah, sì. E tu hai paura di invecchiare, Giorgia? Ma a periodi. Ma che cosa in realtà ti fa paura? No, mi è piaciuto maturare nell'età, nell'andare avanti in realtà, quindi questo diciamo è quello che per me poi è il lato positivo del crescere con, certo, gli anni. Tipo una consapevolezza. Sì, una consapevolezza e credo sia anche il bello di invecchiare, no? Però, la parte Giorgia, più... e invece fisicamente ti fa paura? Un po'. Okay, secondo me non è che può però molto parlare perché si allena tutti i giorni, è una che mangia bene, quindi... Lei ha uno stile di vita comunque sano e sì, certo, sicura, come dovrebbero tutte, certo, le donne. Di avere uno stile di vita sano. Ma sì, l'hai avuto bene ultimamente o sempre hai avuto questo? No, sempre. Ah, ok, sempre. Ok. In maniera naturale, senza forzarmi. Ok, però secondo me è anche giusto dire onestamente, cioè nel senso non è che non metto in dubbio, però onestamente io tipo adesso che ho quasi 38 anni ho il terrore di invecchiare, non la paura. Perché comunque lì si vede veramente il cedimento. Bianca, via, te lo giuro. Proprio, cioè, non dovrei, questa domanda per te. Dobbiamo passare alla prossima. Sì. Però hai paura di invecchiare? Sì, tantissimo, ma terrorizzata. E aspetta, una cosa brutta che io faccio e che devo veramente cercare di correggere, però è difficile da correggere, io continuo a dirlo a mia figlia, la 14enne, e le dico... Caspita, però sto invecchiando, le faccio guarda qua, guarda là, così, no? E non è un bel messaggio da passare a tua figlia, no? Perché poi un giorno lo farà anche lei. Però in effetti è onestamente come mi sento. Sì, però secondo me, avendo te una figlia di 14 anni che comunque ti stimola a vedere anche delle cose che probabilmente il tuo giro non ti farebbe mai vedere, quello non ti farà mai invecchiare. Cioè, se tu sei così presente nella vita di tua figlia che ha 14 anni, è un po' come avere un'amica giovane. Io... Ma secondo me di spirito io non invecchierò. Cioè, oh, ma io sono già una vecchia. No, cioè già partiamo malissimo qui, secondo me. Cioè, nel senso che io, cioè, sono già quella che va a dormire alle 8:30. Cioè, non è che, insomma, ecco. Quello è lei. Non è sintomo di invecchiamento. Dici? Quello. No, secondo me è sintomo di saggezza, vero? È sintomo, esatto, di crescita, quella consapevolezza di cui parlavamo prima. Non lo so. Essere ribelle. No, non lo so, perché io amo comunque non dormire di notte, mi piace uscire, sono una molto notturna, però capisco anche dormire alle 8:30 di sera, cioè anche a me succede durante la settimana, se devi avere un focus, almeno c'è di un lavoro, non puoi fare questa vita così. Certo, e poi hai ragione, è molto LA, cioè comunque quando vai LA vuoi cenare tipo alle 6. Cambi totalmente il tuo esatto, timing, il tuo schedule, è si vero, rivoluziona. Perché comunque c'è la luce, noi ce l'abbiamo anche d'inverno alle 6 del mattino, fino, per cui io alle 6 del mattino inizia mi tutto presto, sì, però cioè non so, io mi sento molto meglio quando inizio la giornata presto e riesco a fare tantissime cose. Siamo pronti con la prossima carta, dai. Devo leggerla io? La scelgo io? Sì, scegli tu. Beh, mi raccomando, grande responsabilità.
Quando è stata l'ultima volta che hai pianto e per cosa? Ah, bella, bella. Ok, certo. Vuoi iniziare tu? Dai. Non lo so, ci devo pensare, ragazze. Allora, io anch'io non ricordo, no. Però io poi mi emoziono e faccio questi pianterelli di emozione, ma che durano 6 secondi. Aspetta, ma di gioia, in quel senso? Di emozione, cioè, tipo una persona mi dice una cosa e io mi emoziono e faccio un pianterello. Però forse l'ultima volta che ho pianto è stato quando, appunto, ho compiuto 30 anni e mio fratello mi ha mandato questo messaggio mezzo strappalacrime, così, e quindi lì ho fatto un pianterello. Di emozione. Ma di base non sono una che piange, non riesco, però cioè, mi piacerebbe avere quei pianti liberatori di cui tutti parlano. Li ho avuti nella mia vita, ma non è... Non, ci sarebbe bisogno di più. Di più, forse liberatori. Di più, perché tutti dicono piangi, poi ti liberi, stai da Dio. No, a me non succede. Tu? Adesso, ma anche non l'ultima, però tipo... No, però magari sono un po' più sensibile, cioè ci sta, non mi sento in colpa, non mi vergogno di piangere. Ma anche in pubblico o più quando sei in privato? È successo qualche volta, mi emoziono facilmente, per cui non devi aver paura delle tue emozioni, devi essere consapevole se in quel momento ti senti di piangere, ti senti di ridere, ti senti di esprimerti in qualche modo, devi farlo, non ti devi vergognare. No, ma è anche sintomo vergogna. Di... No, però cioè, anche un po' sintomo di maturità, cioè esprimere le proprie emozioni senza sentirsi giudicati, osservati, credo sia io sintomo sono a metà di consapevolezza. Tra voi due, nel senso che la mia cosa è che io piango tanto, però io non lo faccio tipo consapevolmente. Che senso? No, che proprio non mi contengo, hai capito? Cioè non c'è questa cosa tipo bisogno, ok? Cioè io anzi vorrei un pochettino piangere di più. No, nascondere un attimo, invece sì. No. E vado al cinema, vedo un film e inizio a piangere. Vedo un... Vabbè, al cinema anch'io, quello non vale. Mi metto a piangere, che probabilmente le mamme pensano, ma perché sta piangendo? Io pianto anche per Sanremo, allora, se questo è quello che voleva chiederci la domanda. Io piango, queste cose qui piango, tipo un film che mi fa tantissimo piangere è La vita è bella. Ah, vabbè. Cioè io proprio lì piango. Ma scusa, però invece non lo so, poi se qualcuno mi fa... non lo so, mi ero emozionata. In generale, sì. Ma tipo quando hanno vinto? Quando hanno vinto, ragazzi, cioè un piantarello l'ho fatto. Ah, ma dai, allora sì. Piange anche no, ma non è che non piango, io non avevo capito forse la domanda. No, però ho capito cosa intendi. Ci sono dei momenti in cui anche io sento questa energia bloccata, mm-hmm. In cui vorrei... piangere per esatto. Liberarmi, ma non ce la faccio, lo capisco. Sì, cioè sì. Il mio pianto, cioè la mia reazione non è mai un pianto, ma è, non lo so, pensare magari arrabbiarmi, divento più chiusa. Sì, e sì. Cioè diciamo molto che più ci pensierio. Commuoviamo esatto, sì. Facilmente, sì. Ma invece quel pianto liberatorio è più difficile, più difficile. Da... Sì. Sì, è vero. Sì. Ok, vado? Vai, andiamo. Ok, questa qua, questa. Ok. A che età ti sei resa conto, interessante, che i tuoi genitori erano umani e compivano degli sbagli? E da cosa l'hai capito? Vai, Giorgia. No, lo va so. Va bene, no, ci confondono tutti, io. Quindi proprio no, non è un problema. Non mi confondo, sono allora, un po' dislessica. Io da... ero piccola, i miei genitori sono separati e... vista la separazione, vedevo le reazioni di mia madre, ho capito che dovevo insomma essere accondiscendente con delle sue richieste, quindi probabilmente sì, ero piccola ed ho capito che anche loro erano degli esseri umani, lei è una donna, lui un uomo, quando mi sono resa conto che soffrivano e quindi perdevano la, sai, quell'aura di il genitore, quello che sa tutto, fa sempre bene tutto. Poi col tempo capisci che lei magari aveva risposto a delle cose in un certo modo perché stava soffrendo e certo. Di conseguenza mio padre. Quindi io da piccola. Da sì, sì, sì. Cioè avevo forse 10 anni, no, 15 anni. E tu? No, io in realtà molto dopo. Molto dopo perché comunque ho fatto un percorso di lavoro su me stessa che è stato molto lungo e è cominciato molto tardi. Per cui... attraverso il conoscere meglio me stessa sono riuscita anche a capire come erano i miei rapporti con i genitori, con mia mamma e con mio papà, due rapporti completamente diversi. Quindi tutto quello che prima era magari anche una rabbia che si era poi trasformata, che era praticamente, per esempio, quello che prima era una rabbia che avevo magari nei confronti di uno dei genitori, ho capito, ho
ho imparato attraverso un processo a capire da cosa era scatenata e anche a capire cosa c'era dall'altra parte. Cioè ognuno ha fatto il suo percorso, certo. Anche i nostri genitori hanno fatto un percorso che li hanno portati ad essere come sono oggi. Certo. Per cui attraverso questo pensiero capisci i lati belli, i difetti di quella persona, come tante altre persone che abbiamo intorno. Però in qualche modo con i genitori abbiamo sempre un atteggiamento molto diverso, quasi più rabbioso e con molto più risentimento. Sì, tendi a vederli come degli idoli, come degli esempi, e poi piano piano capisci che sono anche loro degli umani, che hanno fatto degli errori, che hanno dei punti molto deboli, per cui tutto diventa molto più soft e in qualche modo li puoi perdonare. Per solo me quando arrivi a quel punto è molto difficile, vero? Molto difficile. C'è chi riesce ad arrivare a quel punto e chi non riesce mai a perdonarli. E quello mi sembra però già un bellissimo punto di arrivo, perché non è facile e hai bisogno di un sacco di lavoro. Io devo dire che ho grandi difficoltà, nel senso, ad un certo punto ho capito che erano umani, soprattutto quando sono diventata mamma, perché ovviamente essendo io umana, mamma e compiendo degli sbagli, ho fatto quella connessione, però tra capirlo e riuscire a perdonarli, into action, vero? Diverso. Cioè, sì, è sì, difficile. Sì. Ma sapete perché? Perché alla fine l'essere umano dei nostri genitori influenza i nostri difetti. E per cui è quella la cosa. È quello il problema. Infatti, in qualche modo, noi che siamo figlie femmine, riusciamo quasi molto di più a empatizzare con le madri. Io nel mio caso sono molto più libera con mia madre, mentre mio padre ho ancora molte difficoltà, capito? Anche nella conversazione, anche so che poi dipende dai percorsi, magari lui ha fatto degli sbagli con me che io non sono ancora riuscita a perdonarli, mentre da donna mia madre è diverso. Quindi secondo me è anche molto il sesso che aiuta, magari per dei figli maschi, lasciare liberi i padri, capito? È strano, perché invece per me, non so se anche per te è questo, perché tu hai vissuto un divorzio, io non ho vissuto un divorzio, sì, tra i miei genitori, e per me da femmina, tipo, mio papà non può sbagliarne una, lui è perfetto, e invece mia mamma, niente, poverina, non gliene faccio pesare mezza. A te capita così o sei team Gilda? Ci team sono Gilda. I team? Team Gilda? Sì? Gilda, sì. Ah, ma dai, beate le vostre Vabbè, mamme. Vabbè, ma lei è di una famiglia sole donne, quindi per forza. Ah, sì, sì, noi siamo tre sorelle. Sì. Io sono così contenta. Siamo quattro contro uno. Che noi siamo, che non è semplice donne, in effetti, da gestire dall'altra parte, capisco anche lui. Siamo toste. Secondo me è anche tutto molto relativo da che persone hai in casa, cioè che tipo di carattere ha tuo padre, che tipo di donna è tua madre. Certo. E la stima che ad un certo punto provi verso queste persone. Vai, allora, di nuovo. Vai, già. C'è differenza tra la persona che mostri agli altri e chi sei veramente, se sì, quale? Bella questa, dai. Perché comunque siamo tutti personaggi pubblici, per sì, cui qualche differenza ci sarà. Qual è? Credo che non possiamo essere dei modelli negativi, per cui magari dei nostri difetti, quelli che ci autoproclamiamo come difetti, non possiamo per forza, non dobbiamo raccontarli a tutti, essendo noi dei personaggi pubblici. Metterli in pasto al pubblico. Esattamente, giusto, un po' sì, per paura, perché sinceramente io ho paura di far vedere totalmente quella che sono. Per esempio, credo di essere molto simpatica. Non lo so, sì. Non è che poi... Ti prego, mi fa morire come l'hai di detto. Di essere molto simpatica. Ma scusa, Non è che posso mettermi a fare la comica, capito? Ne va della mia... Beh, ma posso dire una cosa, ma poi anche però vedi comunque... poi in queste cose così mi... Ma allora più video per Gilda, non posso, scusa. Non posso, mi hanno proprio bloccata. Ah, ok. Non posso, perché poi non mi rendo conto dei limiti, quindi vado fuori vado a ruota libera, proprio freestyle in tutto quello che faccio, e magari lì ho un po' di attenzione. Ok, quello ti capisco, sì, perché anch'io mi sono un po' corretta negli anni, perché... fin troppo senza filtri, sì, dai. Non va bene. No, non va bene. No. Tu invece già... No, io il contrario, se poi vogliamo parlare di infatti, questo infatti, se argomento... voi non avete capito, non è telespettatori, come possiamo definirli? Il nostro pubblico. No, cosa caro devo pubblico. Che avete... Viewers. Viewers. C'è sempre, in inglese c'è sempre la parola. La notte. Esatto. Sì, ma infatti il voi... Il bianco e il nero.
Perché voi siete eterosessuali, perché sennò fareste la coppia perfetta anche nella vita, no? Complementare. Ma noi siamo una coppia nella vita. Cioè la persona esatto. che vedo sì. di più negli ultimi 6 anni è praticamente Gilda. Che bello. Che viceversa. È bello, una cosa che io ho imparato crescendo è di ammirare le donne diverse da me. Prima non so, dovevi essere come me se volevi essere mia amica. Invece adesso mi piace circondarmi di donne diverse per imparare. Ma certo, cioè io credo di aver imparato tanto da lei e... Dillo. Assolutamente. Confermi. Vedete com'è simpatica. Dillo. E zero egocentrica. Oltretutto sta riconfermando quello che ci ha appena raccontato. Ok. Dai, lo faccio per ridere. Mi fate chiudere me stessa, fate così. Divento triste. Vabbè, e per cui tu comunque, cioè sembri più aperta nei social magari no, di quello no, che sei. Zero, no, guarda, io tutto quello che sembra è tutto aperta. Tranne che aperta. No, nel senso che in realtà la prima impressione che gli altri hanno di me è sempre una persona un po' che sta sulle sue, sempre sì. un po' chiusa, però in realtà poi non sono così. Chi mi conosce bene sa che. Ma pensano che te la meni un po'? È probabile. No, secondo me no. No, cioè, è vero, semplicemente secondo che non vuoi fare amicizia sì. con loro. Ah. Praticamente. No, secondo me si vede che tu sei riservata e sono timida. Più riservata. Cioè, non fai quella. Ti giuro che negli ultimi anni sono proprio cambiata tantissimo. Sono molto più aperta, però mantengo ancora un po' di chiusura. Ma beata te, raga, io non ho filtri. Io cioè, è una cosa. È boundaries, per cui meno male, sì, guarda, sì, sì, veramente. Sì, un po' di protezione. Tu hai verso dovuto abbattere un po'. Sì, ho dovuto abbattere dei livelli. Mm. E tu ti penti di che cosa? Del contrario? No, perché poi magari dico delle cose o vado troppo oltre in un rapporto di amicizia o che sì. so che magari do molto di più di quello che mi aspetto di ricevere e quindi sto male, dico, mi capita tante volte di dire questa cosa proprio non la dovevo dire o a me succede ed è questo legato al mio carattere. E ne paghi le conseguenze? Cioè, quali sono le conseguenze di questo? Dipende, no, conseguenze no, cioè sono solo per me stessa le conseguenze, okay, sì, cioè sì, delle sì. volte sto lì, ci penso troppo e me lo dimentico, però in quel frangente di tempo in cui ci penso poi sto male. Certo, certo, no, capisco. Ok, vai. Anche questa è bella. Cosa significa per te serenità? Posso io? Perché certo, io? Vai. Perché per me serenità è tipo la parola chiave della mia vita ultimamente. Per me è tipo la felicità è overrated e io preferisco molto di più la serenità. Serenità. Perché per me la serenità è stare in peace con me stessa e cioè nel senso potrei in una situazione un po' così sentirmi in pace con me stessa è comunque un posto bello dove essere rispetto... Capisco, sì. capisco quello che vuoi dire. Cioè anche per me è un po' questo. Serenità è stare bene con se stessi. Cioè stare a posto nel posto in cui si è, essere felici della vita. Sembrano banalità, però è questo, esattamente questo la serenità. È vero. E per te? Anche per me è così, ovviamente ci sono vari punti importanti, no, che determinano la serenità, perché certo. poi a volte nella vita sono bilanciati, a volte meno, magari appunto sono le solite cose, la famiglia, l'amore, le amicizie, i rapporti, te stesso. Il lavoro. Il lavoro, esatto. E per me la serenità si manifesta molto fisicamente, cioè sul mio fisico, sono una persona che somatizza molto, per cui quando so che sto bene... Nel mio corpo, cioè fisicamente mi sento in salute, so che le cose stanno andando bene. Ma perché è proprio una sorta di segnale molto, molto sì, forte che ricevo. Certo, ma come al contrario invece quando non sei serena, cos'è, ansia? No. Ah sì, di tutto. Ah, di tutto. Di tutto. Di tutto, no. Ci sono vari, diciamo, varie manifestazioni di okay. non serenità. Sì, qualsiasi tipo di fastidio, cioè a volte possono essere banalmente mal di testa o quindi fisici. Stomaco, sì, fisici. Però quasi è un vantaggio forse. Immagino che non sia divertente, no, però non almeno non è divertente, però almeno tipo è veramente una sorta di campanello d'allarme, sì. e so subito che c'è qualcosa che non va. Anche tu somatizzi? Dipende dalle cose.
Cioè, di base io ho dei problemi che si ripetono, sono sempre gli stessi, però a livello fisico non riesco ad avere, cioè non sono così privilegiata, lei si rende conto, io non mi rendo conto, tipo vado in quei periodi dove sei super stressata e uno stress mentale per me non è mai fisico, poi magari dopo un po' se persiste e sai che continuo, chiaramente anche il mio corpo ne risente, però non ho questi campanelli così immediati del mio corpo, anzi no, io vado proprio in overstress, mi piace proprio. Fino allo stremo delle forze, capito? Ah, sì, sì, però sì, c'è sì, anche il rovescio della medaglia, perché a volte vado troppo in over ascolto del mio corpo, quindi a volte vai anche blocchi, sì, oppure diventa più una cosa mentale, per cui inizi a notare delle cose che magari non ci sono neanche, sai, quando ti posti fissi troppo su qualcosa. Me lo ricordo benissimo questo periodo di lei. Esatto, per cui però se te lo ricordi vuol dire che è passato. No, ma me lo ricordo perché posso raccontarlo, fa ridere. Tipo, non so cosa stai per dire. Aveva questo dramma della privacy, un periodo. Ok. Allora, eravamo solo io e lei in ufficio, era proprio, sì, lavoravamo in quel periodo, era pieno lockdown, per cui noi avevamo tutte le persone del nostro team a casa, eravamo da sole. Sì. Lei bollinava qualsiasi telecamera su qualsiasi dispositivo, ma tipo pazza. Tipo, c'era, trovavo dei bollini dove non aveva cosa senso. Questa cosa adesso il nostro pubblico. Ma no, no, il nostro pubblico. Tanto ce li abbiamo tutti le strane. Il nostro pubblico. Sì, ma è durato poco questo. No, poco, è durato un po', c'erano bollini ovunque. Vabbè, forse era il primo lockdown perché mi sentivo osservata, non sapevo cosa stava succedendo nel mondo. E quindi dovevamo bollinare tutte le telecamere. Il computer e il telefono. Per un lungo periodo. Per un mesetto. Anche quello di Gilda? No, no. No, io poi le chiedo, scusa, ma chi è che dovrebbe, cioè chi è che ti guarda? Cosa pensi che guardino di te? Perché se, cioè, sei solo qui, stiamo solo lavorando, al massimo c'è la guardano la collezione. Non credo che la rubino. Vabbè. Una stranezza, ogni tanto ci sta. Sì. Giorgia, io? No, Gilda, io. No, Gilda me la fai, okay, te la faccio a me, te. Okay. E facciamo veloce. Ma proprio Sofì? Così. Sofì? Vada. Non lo so, vedi tu. Magari porta più fortuna. Okay. Okay. Vai, veloce, domanda. Vai. Proprio così. Che tipo di persona vuoi diventare? Bellissimo, Madonna. Vai. Una domanda così da rispondere proprio veloce. Io come la mia nonna. Ah, vogliamo conoscerla la tua nonna? Mia nonna sì, è giovane, su Facebook, su Instagram. No, non scherzo. Come mia nonna perché comunque è il mio modello e lei è serena, ha fatto una vita dove si è molto divertita, ma è riuscita anche a costruire tante cose, per cui spero di diventare quel tipo di persona così realizzata, così felice di se stessa e piena. Ora stare quella persona, perché ai nostri occhi sei già quella persona. Grazie, è vero. E tu invece, Giorgia? Ma sì, anche per me essere orgogliosa di me stessa, sentirmi bene. Quindi sì, anche la pace e la serenità di cui parlavamo prima credo sia già un bel goal. In pace. In pace. Sì, è vero, è proprio questa cosa della pace. Sì. In pace con gli anni che passano, in pace con le mie figlie, in pace con il mio passato, che è difficile fare pace con il passato, però sì, in pace. Allora. Oh, bisogna perdonarsi, perdonati. Guarda, aspetta, quella è una grande cosa, sì. Io le mie due grandi cose sono perdonare me e perdonare mia mamma. Vedi, però bisogna proprio perdonarsi, sì. Perdonati perché proprio non hai nulla da... Sì. Non perdonarti, si può dire così? No, oh, grazie. No, giusto. Comunque ragazzi, ci siamo divertite, grazie mille per essere venute. Super, grazie a te. Grazie a te. Grazie per esservi aperte, essere stati oneste, aperte, bellissimo davvero. Grazie. Vi siete divertite grazie anche voi? Grazie scambio della conversazione. Allora, siete anche super comode. Salutiamo il nostro pubblico. Esatto. Ciao pubblico. Ciao pubblico. Vai, manchi solo tu. Ciao, grazie ciao. Mille. Ciao. Grazie Bianca. Grazie ciao, grazie.